Ciao, assalamu alaikum, namaste, tatsuyagaji. Adesso vediamo per questa lezione 9 come dire piacere di conoscerla, piacere di conoscerti e parlare del lavoro, quindi chiedere che lavoro fai, che lavoro fa e dare qualche risposta. Cominciamo dal modo di dire piacere di conoscerti, piacere di conoscerla, molto piacere. Voglio introdurre qui questa espressione perché voglio immaginare una conversazione in cui delle persone si incontrano, si conoscono, si presentano e ci sono le prime domande d'obbligo, dove abiti, che lavoro fai, come stai, eccetera, eccetera. Tutte cose che noi sappiamo già dire, sapremo già dire quando avremo imparato a chiedere che lavoro fa un'altra persona e avremo visto come rispondere. E sarebbe carino anche essere in grado di dire piacere, molto piacere, piacere mio. In hindi e urdu sostanzialmente si usa un'espressione che è molto semplice, possiamo impararla a memoria. Dobbiamo fare però soltanto un piccolo sforzino perché dobbiamo capire come viene costruita. Allora, l'espressione che rende il concetto di piacere di conoscerti è Milkar bari khushi hui. Milkar bari khushi hui. Milkar bari khushi hui. Sembra un po' complicata, ma adesso la analizziamo. Per prima cosa, la prima parola milkar, che è un composto di mil e kar. Mil è la radice del verbo milna. Milna. Milna vuol dire incontrare. Incontrare. Volete dirmi come si fa a coniugare il presente indicativo? Esatto, me miltahun, io incontro. Tum milteho, tu incontri, voi incontrate. Ham miltehe, noi incontriamo. Per capire meglio come si usa il verbo milna, però dobbiamo rimandare ad una lezione successiva, nel senso che usarlo praticamente in una serie di frasi richiede la conoscenza di certe particelle, per cui però intanto sapete coniugarlo, è un verbo perfettamente regolare, la radice è mil e poi ci sono le desinenze del presente, da, te, ti e il verbo essere. Vo miltihe, lei incontra, oppure il na dell'infinito, milna. Nell'espressione milkar bari hushi hui abbiamo soltanto la radice mi seguita da kar. Kar vi potrebbe sembrare la radice del verbo karna, fare. Ma in realtà è quello che è stato definito dai grammatici specialisti delle lingue arie moderne dell'India, che hanno scritto in italiano, che lo hanno chiamato participio congiunto, una parolaccia, ma in realtà non è così spaventoso. Car, sempre invariabile, è un suffisso che è attaccato alla radice di un verbo dà il senso dell'anteriorità di un'azione e non cambia mai. Questo vuol dire che sembra tanto complicato, ma in realtà è molto semplice. Se io dico, devo immaginare adesso un verbo, beh, per esempio rehna, abitare. Se io dico rehkar, sto esprimendo un concetto un po' difficile da tradurre in italiano, ma che potremmo rendere con la frase, con l'espressione avendo abitato, dopo aver abitato, dopo essere stato, cioè vuol dire che l'azione espressa dal verbo seguito dal car, radice più car, mi dà l'idea di un'azione che è venuta prima di quella che io esprimerò dopo. E in italiano può essere tradotto in vari modi, per esempio con un gerundio. Passato, avendo fatto, essendo stato, avendo mangiato, che però è un po' bruttino, noi diremmo piuttosto me ne andrò dopo aver mangiato, oppure mangerò e me ne andrò. Invece in hindi e urdu usiamo la radice del verbo, ad esempio mangiare. Mangiare è khana, khana, c'è questa kh aspirata, esplosiva, non raschiata, non kh. Kana. Quindi, per dire, avendo mangiato me ne andrò, oppure dopo aver mangiato me ne andrò, mi basterà dire ka-na.
Kater. E quindi, nella fattispecie, me, Kater Jaunga. Ma non conoscete il titolo, per cui adesso non vi preoccupate. Era solo per inquadrare il senso di questo car, che ritroverete in seguito, in maniera più particolareggiata. Milcar non vuol dire altro che avendo incontrato, dopo aver incontrato, vuol dire averla incontrata, dopo averla incontrata, avendola incontrata, che succede? Bari, fushi, fui. Bari. Bari vuol dire grande, è il femminile di bara, bara, una grande stanza, bara kamra, bari è il femminile, utilizziamo il femminile perché la parola che segue, khushi, è una parola femminile, vuol dire piacere, grande piacere. Milkar, bari khushi hui, hui non è altro che il passato semplice del verbo essere, vuol dire letteralmente fu, corrisponde al nostro passato remoto. Noi forse diremmo piuttosto in italiano è o è stato un grande piacere incontrarla. Attenzione, l'aggettivo bara, grande, bari femminile, bare maschile plurale, molto semplice, molto importante, corto, attenzione alla R. La R, per chi è un po' esperto di dialetti italiani, corrisponde alla R veneziana R, 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 non R, e neanche R, R, Bara, Bari. Per chi conosce altre lingue straniere, l'albanese ha questo suono caratteristico R, quantomeno in una delle sue varianti. Quindi esercitatevi a pronunciarla per non dire semplicemente bara, perché altrimenti state dicendo un'altra parola. Quindi, bari hushi hui. Hushi vuol dire piacere, gioia, felicità. Attenzione in questo caso il KH, essendo hushi una parola di origine arabo-persiana, persiana in particolare, il KH era spiato come la H di Nacht in tedesco, come la cosa spagnola H, è un suono di origine arabo-persiana. Ora, per coloro che parlano Hindi o altre lingue indiane settentrionali, come per esempio il Punjabi, questo suono è un po' alieno, nel senso che non tutti i parlanti del subcontinente indiano tendono a pronunciarlo correttamente, rispettandone la fonetica originaria. Piuttosto, viene pronunciato come il KH aspirato esplosivo K, K. Quindi Kushi, Bari Kushi Hui. Questo lo direbbe una persona che non è molto attenta alla pronuncia originaria perché la parola teoricamente è una parola squisitamente urdu, è usata normalmente in tutto il subcontinente indiano, però viene un po' volgarizzata la sua pronuncia e quindi tende a diventare Kushi anziché Kushi. Quindi Milkar, Bari Kushi Hui. Avendo incontrato, grande piacere fu a chi? A me, ovviamente. È sottinteso a me. Adesso non vi dico come può essere reso in Hindi Urdu, lo vedremo in altre lezioni. Imparate questa frase. Milkar, bari khushi hui. Piacere di conoscerla. Avendola incontrata, grande piacere fu. Bene, supponiamo che delle persone si incontrino, per esempio, due musulmani, oppure uno dei due musulmano. E uno si rivolge all'altro, Assalamu alaikum, l'altra persona rispondeva, Alaikum assalam, Afkanam kya hai? Meranam Khadiri sahab hai, per esempio, risponde l'altra persona. E l'altro, contento, gli dice, Milkar bari khushi hui. E anche l'altro risponde, Milkar bari khushi hui. Supponiamo che la conversazione vada un po' più avanti e le persone vogliano chiedersi l'un l'altra che lavoro fanno. La domanda in questo caso è, volendo dare del lei, quindi utilizzando il pronome di cortesia Aap, Aap, kya kaam karte hain? Aap, kya kaam karte hain? Riconoscete? Kaam, la parola che significa lavoro, che avevamo visto nella lezione precedente, kaam. Kaam karna, lavorare, fare lavoro, lavoro fare letteralmente. Io lavoro, me kaam karta hoon.
io lavoro al femminile, me kam kartihu. E noi lavoriamo, ham kam kartehe. Lui lavora, bo kam kartahe. Kam può essere anche trattato come un sostantivo e quindi viene utilizzato per indicare qualsiasi tipo di lavoro. Non so, io devo fare questo lavoro, adesso non sapete come si dice dovere, ma potete dire kam per indicare un tipo specifico di lavoro, non è necessariamente utilizzato nella costruzione del verbo nominale. Aap, kya kam kartehen? Lei che lavoro fa? Aap, kya kam kartehen? Supponiamo di voler dare delle risposte, non so, io sono un commerciante, sono un negoziante. Me dukan dar hun, dukan dar, me dukan dar hun. Me Milan me kam kartahun, lavoro a Milano, me dukan dar hun. Meri dukan, Milan me he. Io sono un negoziante, il mio negozio, dukan, è a Milano. Me dukan dar hun. Me Milan me restahun. Meri dukan, Milan me he, per esempio. Oppure supponiamo di voler dire io sono un insegnante. Me ustad hun, se parliamo in urdu. Ustad, parola di derivazione arabo-persiana. Me ustad hun. Al femminile, me ustanihun. Me ustanihun. Insegnante donna. Se vogliamo parlare in hindi colto, sanscritizzato, formale, dobbiamo dire me adhyapakun. Me adhyapakun. Al femminile, me adhyapikahun. Me adhyapikahun. Immaginiamo di voler dire sono uno studente. In Urdu, me talib ilmhun. Me talib ilmhun. Me talib ilmhun. In questo talib ilm forse riconoscerete la parola talib, deriva dall'arabo, forse ne siete già a conoscenza, ed è la stessa parola che dà origine al termine taleban, che non è altro che il termine che designa gli studenti in persiano, farsi, kedari, taleban. Vi lascio fare qualche ricerca in rete per scoprire un po' di più sull'etimologia di questa parola. Se invece vogliamo parlare in un hindi un po' più sanscritizzato, diciamo me vidyarthihun, me vidyarthihun, oppure me chhatrahun, me chhatrahun. Se non vogliamo fare torto a nessuno, possiamo utilizzare l'inglese, è veramente molto comune nel continente indiano, nel caso che ci siano queste parole che portano il fardello di una pesante eredità culturale. Quando sono così connotate come talib e vidyarthi, è tipico dire me studenthun, me studenthun. Non so, cos'altro, che altra idea, che altra parola potremmo esprimere? Non so, per esempio sono avvocato, me vakilhun, me vakilhun. Oppure ancora medico, per medico si usa assolutamente la parola inglese doctor, che come forse saprete, di solito non indica un semplice laureato, ma il medical doctor. Se poi volete essere più specifici, potete dire medical doctor. Utilizziamo questa parola. Akya kam kartehe. Me doctor hun. Me hospital me kam kartahun. Come vedete, anche ospedale viene reso con la parola inglese hospital, eventualmente un po' corrotta nella pronuncia, e quindi magari tendente a diventare hospital me kam kartahun. Me doctor hun, me hospital me kam kartahun. Bene, se volete apprendere qualche nuova parola relativa a qualche lavoro, potete utilizzare per esempio Google Translate, che ormai supporta anche diverse lingue indiane, e di solito per singole parole è abbastanza attendibile, oppure fatemi qualche domanda, lasciate, postate qualche commento e possiamo approfondire qualche area un po' più di interesse per chi è interessato a questi video, per qualche termine relativo al lavoro, non so, impiegato, karmchari, piuttosto che altri termini un po' più specifici.
Bene, buon ripasso. Adesso siete in grado di affrontare le prime conversazioni, nel senso che sapete presentarvi, sapete rispondere alla domanda Asya nam kya hai? Mera nam Rajesh hai. Aap kahan rehte hain? Main Nai Delhi mein rehta hun. Io abito a Nuova Delhi, per esempio, o main Islamabad mein rehta hun. Abito a Islamabad, o main Milan mein rehta hun. Abito a Milano. Sapete dire che lavoro fate, rispondendo alla domanda Aap kya kaam karte hain? Main vidyarthi hun, sono uno studente. E potete dire piacere, mil kar badi khushi hui, potete scusarvi, maaf kijiye, maaf karo, e sapete salutare nell'incontro e nel commiato, il che mi sembra un ottimo risultato. Attenzione alla pronuncia, buon ripasso, alla prossima!